Lattanze e oggi sono ritornata ancora con la challenge in cui mangio per 24 ore cibo colorato. Ho già mangiato cibo nero, cibo rosa e l'altro giorno ho fatto un sondaggio in community in cui chiedevo un altro colore. Avevo chiesto tra il verde, il blu e il giallo e ha vinto appunto il giallo. Come vedete infatti è tutto giallo qua, anche io ho la maglietta gialla, lo smalto giallo e anche il mio make up è un po' sul giallino, compreso anche gli elastici. Purtroppo i jeans non ce li ho gialli, però vabbè, dettagli. Quindi oggi per colazione ho trovato allora queste tortine, che non ho ancora letto che cosa sono di preciso, però ho visto la confezione, ho visto che sono un po' gialline e quindi le ho comprate subito. Praticamente queste sono... che cosa sono? Sono tortine di marmellata al limone. Oltre a queste berrò anche il... berrò il tè caldo al limone. Per la merenda prima di pranzo ho una banana, beh qua noi due ma naturalmente ne mangio una perché sennò poi a pranzo non mangio niente, e delle M&M's che anche qui come la scorsa volta dovrò andare a selezionare. Io sinceramente li vorrei mangiare tutti ma non posso perché oggi è la giornata del giallo. Per pranzo ho questa fantastica bevanda all'arancia. Oh, ma mi sa che io ogni volta compro le cose tipo senza leggere che cosa siano. Però vabbè, comunque è gialla quindi è perfetta. Oltre alla mia bevanda qua ho del formaggio. Questo praticamente lo andrò a mettere dentro ad una fetta biscottata, farò tipo un toast, solo che non è che sarà un vero e proprio toast perché metterò soltanto il formaggio. Poi qui ho altro formaggio coi buchi, questo qui lo mangerò così perché è buono a fetti. E poi invece per primo ho preso questo riso che è integrale, quindi già dovrebbe essere un po' sul giallino, non lo so. E poi ci andrò ad aggiungere del curry. Solo che mi sa che questo è un po' piccante. Per l'altra merenda ho questo mega pacchettone di Fonti, perché come tutti sappiamo queste sono patatine gialle. E poi ho comprato altre caramelle. Anche qui dovrò andare a selezionare i colori perché ci sono le caramelle rosse, verdi. E infine per cena ho della pasta, che naturalmente è gialla quindi è perfetta. Questa bevanda che non so che cosa sia, l'ho presa soltanto perché è gialla. Poi mi farò tipo due uova strapazzate. E poi così magari prima di cena, giusto un piccolo aperitivo, sì ma mentre cucino queste cose, mi sa che stuzzicherò e quindi andrò a mangiare questo mais. È un mais come? Non è un mais normale. Adesso possiamo iniziare subito anche perché sono le... sono già le 10:30. Io ogni volta arrivo sempre a quest'ora che ho una fame pazzesca. Infatti iniziamo subito a fare colazione. Ci siamo! Il problema è che purtroppo mi sono borrata questa bustina di tè, ma mi sa che ho perso il filo. Infatti guardate, cioè, non ha niente. Vuol dire che la devo immergere così. È perfetto. Buono! Mo mi arriva nell'occhio, sfigata come sono. Mi è andato di traverso. Andiamo a mangiare anche queste tortine. Mori, sapete che non ho mai mangiato una tortina del genere? La mangio col tè. È buonissima! Adesso vado a montare come al solito. La mia giornata è sempre così. Io mi sveglio, vengo qua da Luca e Katie, giro il video, lo monto, rispondo ai commenti, tutto. Poi mangio, poi rimonto, poi rimangio, poi rimangio ancora, poi rimangio ancora, poi rimangio ancora. Ci vediamo fra poco con la nostra merenda mattutina. Raga, è arrivato il momento della prima merenda del giorno. Mi sono messa in questo parco con il mio telo e adesso andrò a mangiare gli Smarties e una banana. Che cosa mangio prima? Secondo me è meglio prima la banana perché è più sana, secondo me. Ma c'è un casino pazzesco in questo parco. Cioè, io pensavo di venire qui e restare bella tranquilla in silenzio, invece c'è più casino qui che in casa. Buona. Che poi se passa qualcuno oppure se affaccia qualcuno dei pazzi. Sembra una pazza perché è ancora inverno praticamente. E io sono giù col telo, cioè non ha senso questa cosa. Però vabbè, finalmente. Oggi è una giornata abbastanza calda, quindi ci sta. Che ho fatto? È gigante. Ale. Cioè ma raga, comunque aspettavano me per fare tutti i lavori, perché sentite che casino, cioè questo qui sarà tipo un camioncino che non lo so. Quindi a fra poco perché tanto ci sarà il pranzo. È arrivata l'ora del pranzo finalmente. Infatti non vedo l'ora di assaggiare questa bevanda all'arancia ed è super gialla. Iniziamo a mangiare il primo.
Ok, questo lo devo mettere per due minuti dentro al forno microonde. Come la volta scorsa, vi ricordate che avevo usato tipo lo stesso riso ma nero? Infatti era tipo uguale, ma perché io non so cucinare il riso purtroppo. Vabbè, imparerò, c'è sempre tempo. Quindi che cosa devo fare? Oh, per due minuti. Durante questo video ho avuto un sacco di problemi con le confezioni. Ogni volta non riuscivo ad aprirle. Oh, ce l'ho fatta. Oh no, l'ho aperta male. No. Che schifo. Ah, è follentissimo. E adesso, amori, andiamo ad aggiungere il curry, perché così vedete che già è giallo il riso, ma se noi aggiungiamo il curry dovrebbe diventare ancora più colorato. Ne aggiungiamo un pizzichino. Oh mio Dio, mi sta andando poco il posto, ma perché non è uscito? No, raga, guardate come faccio adesso a farlo uscire. Comunque sta andando poco, eccolo. No. No, non ci credo. Questo qui andava bene per il cibo nero. Ho rimesso un'altra fetta di pan carré, perché quella di prima, ecco, perché quella di prima l'ho bruciata. Voilà. Guardate che buono, lo adoro un cifro. Buon appetito, amori, troppo buono comunque. Non ha molto sapore questo riso comunque, eh. È molto meglio il riso che fa mia mamma, mille volte meglio. Buonissimo, amori, ho appena finito di mangiare il riso, ne è avanzato giusto un pizzichino, ma sono sazissima. Mi sa che dopo mi farò un altro panino comunque con queste fette di formaggio. Ora intanto finisco di mangiare e poi ci vediamo dopo per la merenda pomeridiana. Mamma! Sa che andrò tipo sul tetto come al mio solito. Vi ricordate anche negli altri video in cui ho mangiato cibo nero, cibo rosa? Io adoro troppo mangiare sul tetto perché è super rilassante. Quindi a dopo! Non vedo niente perché c'è un sole pazzesco. Comunque è arrivato il momento della merenda pomeridiana. Oh oh, adesso cado. Katia! Dove sei? Ciao. Guardate che ho anche il pellicciotto giallo. Mamma, sono tutte in tinta. Non saprei da dove iniziare. Non so se iniziare dalle fonti o dai miei coccodrilli che andrò a selezionare. Vabbè, io direi prima, anzi no, no, subito cosa faccio? Io anche prima le caramelle, perché queste caramelle io le adoro veramente tantissimo. Anche se io non sono golosa, però queste mi piacciono tanto. Quindi andrò a mangiare i miei coccodrilli gialli. Sono buonissimi, li adoro tantissimo. Il fatto è che oggi ho già mangiato un sacco, infatti sono un sacco sazia. E raga, che puzza fanno i fondi, sono orribili. Cioè sono un po' buone, però comunque hanno un odore molto ma molto forte. Assaggiamo. Comunque come vedete anche queste sono gialle. Buone. 3, 2, 1. Oh no, raga, ho gli occhiali incastrati nei capelli, cosa faccio? Una, due, no, oh, raga, non ci posso credere, mi è rimbalzato sui denti e ha fatto canestro ancora qua dentro. Tre, due, uno. Queste intanto le finisco mentre monto il video perché così risparmio tempo. Scendiamo. Ho un serio problema con gli occhiali. Ancora! Come faccio a levarli? Infatti che adesso mi si strappano tutti i capelli. Guardate, guardate. Oh, ce l'ho fatta. Sono appena arrivata a casa, ma oggi purtroppo cenerò da sola perché i miei sono partiti per le Maldive. Cioè in questo momento hanno fatto scalo a Dubai e devono rimanere lì 4 ore. Poverini, inizio. Non voglio mettermi nei loro panni, perché mamma mia, 4 ore sono tantissime. E quindi io resterò una settimana a casa da sola.
mi mancano di già. Anche perché io vorrei essere lì con loro, cioè alle Maldive. Ci sono andata in quinta elementare, ma vorrei ritornarci, cioè pazzesco. Comunque adesso andiamo in cucina perché devo preparare il tutto. Quindi prendo il mio sacchettino perché ho comprato appunto delle cose gialle. Andiamo. Allora, ho lasciato la TV accesa. Mamma mia, sono una lampadina. Ok, ci sono. Mentre la mia pasta si riscalda, apro il mio piccolo aperitivino, che è tipo del mais scottato. No, non si dice così, non lo so. Oh! Non potete capire quanto è buono. Lo adoro tantissimo, guardate. Senza nemmeno farlo apposta, ho i bicchieri gialli. Guardate il fondo. E anche le posate. Cioè, ma va, raga, tutte in quinta sono bellissime. No, ce l'ho fatta. Finalmente la mia pasta è pronta. Guardate. Oh, perdi petti. Voglio assaggiare questa bibita, questo energy drink. Io di solito non è che bevo energy drink, eh. Chissà se questo è buono. Sembra tipo limonata alla fine, non lo so. Non mi ci sta più niente nel pancino, infatti dovevo farmi l'uovo strapazzato, che è sempre giallo. Ma non ce la faccio più perché ho mangiato questo piattone di pasta. Comunque io spero che questo video vi sia piaciuto. Cliccate like e seguitemi su tutti i social, quindi qua su YouTube e su Instagram. E se volete che rifaccio un altro video in cui mangio cibo colorato per 24 ore, commentate qua sotto e ditemi anche che colore vorreste vedere. Io spero che votiate tipo per il blu, perché il blu è fantastico ed è anche un po' più complicato in confronto al giallo. Adesso vado a lavare i piatti, poi mi faccio un bel bagno caldo. Ciao, ragazzi!